Ciao a tutte e a tutti. Volevo assolutamente ringraziarvi perché siamo arrivati in questo nuovo appuntamento dedicato alla scienza e all'arte, che è una commistione dove il concreto e l'astratto collaborano per la salute del nostro pianeta. Se nel nostro primo appuntamento abbiamo visto quanto la scienza sia alla ricerca di dati precisi, in questo, invece, sonderemo la capacità degli artisti di emozionare e sensibilizzare con le loro opere ispirate ai cambiamenti climatici. Ecco, dicevo, ma fate molta attenzione perché entriamo nel campo dei creativi, gente che coi confini non va assolutamente d'accordo. E chi tra voi suona, insomma, disegna, ha a che fare con un linguaggio artistico, questa cosa la sa molto bene. Dove la fantasia detta legge, tutto può essere possibile. Ecco, dicevo, a tal proposito mi trovate un po' in difficoltà questa mattina perché abbiamo un collegamento molto particolare, nel senso che Maurizio sa che ci dobbiamo collegare con l'Istituto Comprensivo di Rocca delle Putrelle, dove la dirigente, ecco, diciamo, non è esattamente un personaggio molto allineato col sentire comune. Lo dico, la conosco bene perché è mia sorella in realtà, quindi ci siamo ritrovati spesso a discutere su questi argomenti, però abbiamo voluto dare spazio a tutti quanti. Molte volte tra me e lei quello che ci ha aiutato a stemperare la tensione su questi argomenti è stata l'ironia. E devo dire che l'ironia e la comicità sono sicuramente sfumature dell'arte. Sì, vedo Maurizio mi sta facendo cenno che il collegamento dovrebbe essere pronto, malgrado tutte le difficoltà di oggi. Ecco, sì, dovrebbe essere arrivata, sempre in ritardo quella donna, quindi non mi stupisco. Ecco sì, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, sono Loretta Stipsi, dirigente dell'Istituto Comprensivo 37 di Rocca delle Putrelle. Ecco, io volevo solo cogliere l'occasione per fare un saluto e ringraziare docenti e allievi per aver preso parte a questo fantastico webinar, che altro non è se non un progetto ponte tra arte e scienza. Ecco, in questo modo tutti i nostri ragazzi vorranno fare gli artisti e quindi morti di fame, non è vero? Ecco, no, io volevo solo sottolineare che non ero assolutamente d'accordo con questo progetto, anche perché potevamo utilizzare questo momento in cui i ragazzi vegetano in DAD e invece no, abbiamo comunque voluto richiamarli di nuovo a risvegliargli il cervello e le coscienze. Ecco, è chiaro che questa modalità rompe con la scuola tradizionale, mi sembra abbastanza chiaro e non potevo assolutamente avallare un progetto dove si usano pure le emozioni per risvegliare le coscienze dei ragazzi. No, questo è decisamente inconcepibile. Una cosa è certa, il clima cambia. Certo, l'ha sempre fatto, non vedo perché dovrebbe proprio smettere di farlo ora, non è vero? Ecco, però cito testualmente gli obiettivi della brochure che hanno pubblicizzato questo webinar. Ecco, tra gli obiettivi, il principale, leggo testualmente, il principale è incrementare il coinvolgimento attivo in un sistema di vita più rispettoso della natura e delle sue risorse, promuovendo comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente. Ecco, è tutto questo è pure controproducente perché poi ce li ritroviamo tutti a piantare alberi nelle autostrade con la scusa del buco nell'ozono, no? Voglio dire, mi sembra abbastanza chiaro e palese l'obiettivo di questo webinar.
Ner. E poi ne abbiamo già vista una, sinceramente, ne abbiamo già vista una che invece di andare a scuola se ne è andata in giro per il mondo, che poi più sono piccole, più sono cattive, quelle non le prendi più, non la prendi più, quella lì. Ecco, sì, però io non volevo fare polemica. Comunque, ormai il danno è fatto, gli scienziati sono stati coinvolti, i docenti e i ragazzi pure, gli artisti, vabbè, quelli sono sempre in ritardo, prima o poi arriveranno, e quindi devo dire, è mio dovere, mio compito dare inizio a questo scempio culturale. Ecco sì, vi ricordo però, questo è importante, è buona educazione spegnere i cellulari, ogni tipo di device quando un artista parla. Pertanto vi invito a farlo subito, anche perché se sperate poi che qualcuno vi ascolti in questo webinar, vi sbagliate di grosso. Ecco, sì, quel che si può fare si fa, quel che non si può fare non si fa. Auguro a tutti uno splendido inizio di webinar. Buongiorno a tutti, benvenute, benvenuti ai professori, agli insegnanti e ringrazio in prima persona la nostra dirigibile che ci ha concesso la possibilità di parlare oggi di un tema molto importante, un tema che tra l'altro mi sta a cuore, lo dico perché oggi qui avrò l'onore di guidarvi in questo viaggio e lo farò mettendomi due cappelli, il cappello dell'economista. E anche però il cappello del musicista, e quindi di conseguenza questa doppia anima in qualche modo mi porta anche ad affrontare, a raccontarvi questa storia e questo aspetto, questa diciamo ricerca, no? Che è appunto quella di trovare una simbiosi importante tra arte e scienza. Sono due mondi apparentemente differenti, ma in realtà, se ci ragioniamo bene, se andiamo ad affrontare meglio, ad analizzare meglio il tema, sono in realtà dei mondi simbiotici e anche molto complementari. Sono due mondi che, se lavorano insieme, sono in grado di innescare dei processi di costruzione del sapere potentissimi. Oggi quello che cercherò di raccontarvi è come l'arte, può, e come la comunicazione, l'espressione artistica può effettivamente essere uno strumento fondamentale per divulgare, per diffondere, il sapere scientifico. Pensateci bene. La scienza con i suoi dati, le sue informazioni, genera una conoscenza di tipo razionale, precisa, attraverso una comunicazione che in qualche modo codificata non è accessibile a tutti. L'arte, da un certo punto di vista, può giocare un ruolo a supporto, può essere complementare, perché può tradurre questo linguaggio, queste informazioni e trasformarle in una comunicazione aperta. Una comunicazione universale, una comunicazione che può arrivare alle masse, può muovere in qualche modo anche le coscienze e in questo caso creare una conoscenza non di tipo razionale, ma una conoscenza di tipo empatico, sentimentale. Ecco allora che il sistema, la simbiosi che si genera è importante perché si parla di una conoscenza che ha un processo quasi di spirale, cioè diventa un vero e proprio processo di spirale, un'economia circolare della conoscenza. E questo avviene grazie anche ad una comunicazione di tipo bidirezionale. La scienza propone delle informazioni, fornisce dei dati, gli artisti li raccolgono, trasformano questi dati in una espressione creativa in grado di colpire empaticamente le persone, di creare quindi la necessità di apprendere nuovamente. Ed ecco allora che lì scatta ancora e si chiude il cerchio, la necessità di tornare alla scienza per rispondere chiaramente alle domande che vengono proposte e vengono stimolate dall'arte creativa. In questo meccanismo circolare c'è una forte multidimensionalità, sia nello spazio. Ovviamente è un processo molto inclusivo. L'arte riesce ad includere, a far sì che qualsiasi persona di qualsiasi estrazione, di qualsiasi cultura possa interpretare e capire un messaggio. E quindi è fortemente inclusivo. Ed ha poi anche un'altra grande forza, supera lo spazio-tempo e arriva quindi anche ad avere, va oltre la dimensione temporale, perché poi
questo processo, diciamo, di conoscenza si consolida ed è un lascito non solo per noi, per la nostra comunità, ma anche per le generazioni future. Quindi, da un certo punto di vista, è un elemento fondamentale. E guardate, negli ultimi anni gli artisti hanno sempre più tenuto in considerazione l'aspetto del cambiamento climatico, è entrato nelle espressioni artistiche, in particolare nell'arte, nella street art, nell'arte di strada, nella multimedialità, nelle arti figurative, nella pittura e nelle arti classiche come la letteratura, il teatro, la musica. Cioè, ci sono artisti, ad esempio, o writer, che hanno realizzato delle grandissime opere urbane. Quella che riesco, che vi faccio vedere ora, è l'opera di un artista che probabilmente conoscerete, Bansky, che è un artista inglese. Guardate la forza dell'immagine e anche l'empatia che arriva, il messaggio. Lui non ha fatto altro che scrivere "I don't believe in global warming" in rosso, e questo è un ambiente urbano che esiste perché in pratica ha creato una scenografia nei canali di Camden in Londra, e con questa scritta che sembra quasi essere inghiottita dal livello dell'acqua, quindi in qualche modo sembra annegare nell'acqua, fornisce un messaggio di impatto, di rottura fortissimo, il negazionismo che affoga sulla realtà dei fatti, l'acqua che in pratica la natura che acquisisce, diventa predominante in questo grande quadro artistico. Quello che cercavo di spiegare è anche questo, la forza dell'arte di strada trova espressione anche in altre forme. Qui ad esempio un'immagine diventa, questa è un'immagine oramai diventata iconica, è quella della Red Rebel Brigade, e chi l'ha pensata? L'artista è Doug Francisco, che racconta creare questi cortei di figure in tonaca rossa e volto bianco che rappresentano il sangue che scorre nelle vene di tutte le specie. Ecco, immaginatevi una scena, solitamente questo tipo di arte cerca anche le piazze, cerca gli spazi aperti, perché appunto la comunicazione deve essere aperta, deve essere libera, deve essere anche ampia. E quello che dice Doug Francisco in una sua intervista è importante, è la cosa più forte che abbia mai detto. Senza parlare, l'arte può mandare un messaggio potente e quando risuona si connette con noi in un modo molto più forte e profondo delle parole. Ecco, direi che in questa frase c'è veramente il succo, il senso di tutto il concetto che cercheremo in qualche modo anche di affrontare in questa mattinata. Ma andiamo avanti, ci sono anche altri artisti che si sono confrontati, ad esempio questo è un artista, Alpel Dostal, che riprende le cosiddette opere classiche e vuol porre l'attenzione sul tema del cambiamento climatico, in particolare sul tema della conservazione del patrimonio storico-culturale, e con queste opere, installazioni multimediali fa sì che appunto la tematica del riscaldamento globale diventi d'impatto, diventi una vera e propria immagine per chi guarda, per cui anche il quadro famoso di Van Gogh, no? La notte stellata di Van Gogh si scioglie perché appunto sotto il calore delle temperature che stanno crescendo. Ma anche la grafica, ad esempio, ha fatto una serie di espressioni artistiche. Qui in questo caso qui non è un ricercatore, Ed Hawkins, che ha, come dire, proposto, no, da un punto di vista grafico, ideato queste warming stripes, che sono delle colorate visualizzazioni di dati sull'innalzamento delle temperature, cioè anche i ricercatori, anche la scienza sta proprio cercando questo contatto con l'arte per facilitare la trasmissione delle informazioni. Un ulteriore esperimento è stato fatto da Thomas Saraceno, in queste che vengono definite biosfere gonfiabili, letteralmente sfere che contengono dentro la vita, sospese nell'etere, danno l'immagine del ritorno alla figura dell'atomo in qualche modo,
ma questi fili, queste ragnatele che si tendono, sembrano quasi anche voler dire la connessione di tutte le cose, quindi il fatto di parlare, no? Di essere, di vivere in mondi anche separati, ma allo stesso tempo connessi da una casualità e da una causalità. E in questo senso c'è anche il tema della resilienza in questa opera artistica, cioè la vita che dentro queste bolle, dentro queste sfere, comunque continua ancora a generarsi, no? Perché all'interno ci sono queste piante che vivono, che si alimentano, che attraverso un ambiente creato artificialmente riescono comunque ad adattarsi e a mantenersi in vita. Ecco, un'altra espressione artistica molto importante, forse poco conosciuta in questo momento, perché a causa del Covid questa installazione, questo progetto è stato un po' bloccato, ma Michael Piskin è un artista che appunto ha creato questa sorta di cupole geodetiche. L'opera d'arte si chiama Pollution Pod e lui gioca sullo stimolo della sensorialità, cioè chi entra dentro queste sfere vive e respira l'ambiente inquinato delle grandi metropoli. E quindi in questo senso l'idea era quella di portare l'utente, il soggetto, l'individuo a vivere un'esperienza negativa, per realizzare, per capire bene quale potrebbe essere lo scenario in cui nel prossimo futuro potrebbe essere immerso. È un progetto che doveva far tappa nelle varie città del mondo e, come vedete, anche qui trova luogo in una piazza solitamente. Quindi gli spazi aperti, gli spazi urbani diventano in qualche modo anche, si prestano, no, a queste forme di arte moderna. Ce ne sono tantissime altre di esperienze. Ovviamente io qui ho cercato di darvi come dire, uno spaccato, ma nel corso della giornata vi porterò a vedere, anche grazie ai miei colleghi, grazie ai nostri amici, anche a vedere altre forme ed esperienze artistiche. Ultimo, chiudo con il dire che su questo tema anche la Commissione europea sta lavorando tantissimo negli ultimi anni, ha finanziato importanti progetti a cavallo tra arte e scienza. Quello che vi voglio presentare oggi è un progetto su cui sto personalmente insieme al mio gruppo lavorando, si chiama ClimArt. È un progetto che appunto nasce da un'idea di mettere a sistema dei partner scientifici e delle scuole superiori per affrontare attraverso il teatro, attraverso il linguaggio del corpo, attraverso la comunicazione artistica, il tema del cambiamento climatico e per creare a supporto della didattica e quindi dei professori un toolkit, una serie di strumenti di formazione e di informazione per i ragazzi. È un progetto che sta attualmente ancora andando, quindi è in corso e abbiamo lavorato per creare una serie di toolkit e di documenti, e da questo punto di vista, diciamo che poi l'evoluzione sarà quella di rappresentare anche teatralmente questo messaggio che appunto deve arrivare ai ragazzi. Su questo progetto lascio la parola alla mia collega Eva per raccontarvi in maniera più dettagliata del toolkit e dei prodotti che questo progetto ha realizzato. Pensato su quattro paesi europei, quindi Germania, Spagna, Italia e Serbia, e quindi anche l'interscambio della collaborazione tra le scuole diventa fondamentale, quindi nel progetto andremo anche a coinvolgere, no, i ragazzi e a portarli dentro il tema, sia in uno scambio informativo, sia proprio nelle esperienze artistiche teatrali. Ci sei, Eva? Buongiorno a tutti, sono Eva Merloni e sono la project manager di questo progetto ClimArt di cui stava parlando Marco e oggi vi presenterò un po' quali sono i prodotti che sono derivati dal progetto. Allora, la presentazione, farò una brevissima introduzione per cercare di spiegarvi un po' qual è stato la logica e le domande che ci siamo fatti prima di presentare questo progetto. Poi entrerò nel merito dei materiali di formazione che abbiamo sviluppato, in particolare la guida per apprendere il cambiamento climatico, la guida per l'apprendimento basato sull'arte e la guida metodologica per l'attivazione dei laboratori tematici, per poi finire facendovi velocemente vedere quali sono gli strumenti che i docenti stessi coinvolti nel progetto hanno identificato per trasferire le conoscenze tecniche agli studenti.
Quindi, giusto brevemente per introdurre il tema, la prima domanda che ci siamo posti è stata: perché parliamo di cambiamento climatico? Ovviamente perché è la sfida più importante che ci troviamo ad affrontare noi in questo momento, ma che si troveranno ad affrontare le generazioni future, quindi è sicuramente un tema prioritario sul quale dobbiamo dare la giusta attenzione. Però è anche un tema ampiamente discusso, se ne parla tanto, se ne parla sempre, se ne parla in molti ambiti diversi e ovviamente ha una connotazione quasi nella maggior parte dei casi molto negativa, perché si parla degli impatti negativi del cambiamento climatico che vediamo tutti e che ci aspettiamo per gli anni a venire. Però vorrei anche dare un po' porre l'attenzione su alcuni aspetti positivi che il cambiamento climatico si può portare dietro e in particolare mi riferisco alle nuove opportunità per i giovani. Basti pensare che il settore dei beni ambientali e dei servizi climatici in Europa è cresciuto del 20% dal 2020 e ad oggi fornisce 4,2 milioni di posti di lavoro. Questo lo dico perché si sta davvero creando una nuova industria, che è l'industria verde, che creerà nuove opportunità, per cui è cosa importante per i ragazzi sapere che c'è un nuovo mondo e nuove opportunità lavorative. Ovviamente però la crescita di questa nuova industria ha anche messo in evidenza e in luce la mancanza di conoscenze e competenze tecniche e specifiche richieste da questa industria verde e purtroppo il cambiamento climatico e le competenze tecniche ad esse associate non sono purtroppo attualmente ancora parte integrante dell'offerta formativa, quindi questa mancanza di questo vuoto diciamo di formazione è necessario colmarlo quanto prima. Inoltre, oltre a questi aspetti, ci siamo anche resi conto che la comunicazione del cambiamento climatico spesso e volentieri non è efficace come dovrebbe. E il cambiamento climatico, ne parliamo davvero così tanto, che rischia a volte di essere un po' un tema di sottofondo che accompagna la nostra visione del futuro, ma che non riusciamo a percepire concretamente. Continua a essere un problema astratto, continuano a esserci molte definizioni, spesso non coerenti l'una con l'altra, che quindi generano confusione. Manca un po' l'associazione del cambiamento climatico con narrazioni e metafore che coinvolgano davvero le persone e che si sentano coinvolte in questo problema che è comune ma anche individuale. Non si forse riesce a stimolare il pensiero creativo che comporti poi un reale cambiamento individuale delle attitudini e delle abitudini delle persone. Così come c'è poca esperienza personale diretta di questo problema, tendiamo a sapere che esiste, però lo vediamo come qualcosa fuori da noi che ci riguarda in parte, però non sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Bene, quindi è importante creare delle risposte emotive, le persone si devono sentire individualmente ma anche a livello comunitario e globale, quindi in un senso un po' più ampio, parte integrante di questo problema. In più, quindi detto questo, ci siamo anche resi conto che è necessario, da un lato, aggiornare i programmi educativi, dall'altro, avere docenti formati su queste tematiche, quindi la formazione dei docenti è un aspetto cruciale in questa logica. Così come è necessario sviluppare nuove modalità e nuovi strumenti per rendere più efficace l'insegnamento di questo tipo di materie. Bene, allora lasciatemi dire che considerando il contesto attuale in cui la scuola è stata obbligata per via della pandemia ad utilizzare nuovi strumenti con la DAD che è diventata parte totalizzante quasi della nostra purtroppo offerta formativa, allora la domanda che ci facciamo un po' è quella di dire perché non cogliamo l'occasione di associare ai nuovi strumenti anche nuovi contenuti, quindi questo potrebbe essere il momento ideale per provare a fare questo passaggio ulteriore. Bene, quindi abbiamo iniziato a pensare a Climart come progetto che ovviamente non può lavorare sull'aggiornamento dei programmi educativi che sono materia del Ministero, però si può lavorare sulla formazione dei docenti e su nuove modalità e nuovi strumenti di formazione ed è quello che abbiamo cercato di fare.
Qui vedete i primi tre materiali di formazione che sono stati sviluppati all'interno del progetto e sono materiali di formazione destinati ai docenti. Quindi questi sono proprio documenti per la formazione dei docenti che possono essere anche utilizzati dagli studenti, però hanno proprio lo scopo di trasferire le competenze tecniche che spesso mancano alla compagine docenti della scuola. Per entrare un po' più nel merito di ciascun documento, in modo che capiate di cosa stiamo parlando, il primo materiale di formazione è una guida per apprendere il cambiamento climatico che comprende una serie di sezioni, tra cui una parte introduttiva che spiega le cause, gli impatti, gli scenari e le proiezioni del cambiamento climatico, con un focus specifico sui paesi coinvolti dal progetto, quindi Italia, Spagna, Serbia e Germania. Comprende una sezione specifica sulle opzioni di mitigazione e adattamento, quindi dando delle definizioni chiare, coerenti e una serie di esempi concreti sulle azioni che davvero si possono fare per ridurre da un lato le emissioni e dall'altro adattarci al cambiamento climatico in atto. Abbiamo previsto una sezione sugli strumenti e le politiche europee e internazionali per far capire quali sono i target e le strategie che la comunità internazionale ha fissato per ridurre il riscaldamento globale. Siamo entrati un po' nel merito delle azioni concrete per fronteggiare il cambiamento climatico a casa e a scuola, perché ovviamente il riferimento è la scuola, ma sappiamo benissimo che quando si parla con i docenti e con gli studenti, questi si portano dietro anche tutto l'ambito familiare, sul quale ovviamente è necessario quanto mai urgente agire. Una sezione in particolare dedicata alla comunicazione del cambiamento climatico e si conclude con la guida pratica per i docenti, guida pratica che punta a dare degli stimoli ai docenti su come insegnare il cambiamento climatico in classe. E ora entro un attimo nel merito per fare qualche esempio rispetto alla comunicazione, che già, come anticipava Marco, l'importanza di avere nuovi strumenti un po' più emotivi, artistici, è assolutamente quanto mai fondamentale. È importante condividere delle definizioni, come già dicevo, coerenti e sempre abbastanza omogenee rispetto a questa problematica. È necessaria una comunicazione che punti a creare consapevolezza nelle persone della problematica che stiamo tutti affrontando, come dicevo prima, sia a livello individuale che a livello comunitario. È quanto mai necessario migliorare lo scambio di informazioni tra tutte le parti interessate, perché i soggetti che sono coinvolti dal cambiamento climatico, dagli scienziati al cittadino, è quanto mai vasta. È fondamentale l'utilizzo di nuovi strumenti comunicativi, così come la definizione di messaggi chiave finalizzati a raggiungere un pubblico molto ampio. Per quanto riguarda invece la guida pratica per i docenti, siamo partiti dal presupposto che il docente nelle scuole dovrebbe o potrebbe svolgere il ruolo di modello per la tutela dell'ambiente, cioè essere proprio un esempio per gli studenti. E quando il docente si trova in classe e decide di affrontare il cambiamento climatico come tematica, ovviamente sarebbe opportuno descrivere il cambiamento climatico come un problema e come una sfida, ma cercare di bilanciarlo anche con i valori positivi, come l'opportunità di nuovi lavori di cui parlavo prima. È molto importante concentrarsi sulle soluzioni al fine di responsabilizzare gli studenti invece che farli sentire impotenti davanti a questa grave problematica. I lavori di gruppo che si concentrano su azioni e soluzioni che incoraggiano l'apprendimento autodiretto risulta un'azione quanto mai efficace, così come la condivisione di azioni locali sul territorio è un'ottima strategia per generare coscienza e interesse. Far vedere ai ragazzi che nei propri territori si sviluppano azioni concrete e reali che portano a risultati concreti è sicuramente un ottimo esempio per loro. Per quanto riguarda il secondo materiale di formazione, è una guida per l'apprendimento basato sull'arte, che comprende una serie di sezioni, tra cui il connettere l'arte, l'educazione e l'ambiente naturale. Come faceva vedere Marco, all'interno di questo manuale c'è tutta una carrellata di esempi concreti in cui l'arte è stata messa a servizio della scienza o viceversa. Una sezione è dedicata all'applicazione della creatività nell'educazione ambientale. Si passa poi a integrare l'arte nell'educazione ambientale con esperienze pratiche, esempi concreti, e poi con il teatro come strumento per far crescere la consapevolezza degli individui.
e si conclude con una sessione per ridisegnare il processo di educazione basata sull'arte. Anche qui vi farò vedere giusto qualche dato per non entrare poi troppo nel dettaglio dei materiali, che sono ovviamente disponibili sul sito del progetto, dopo vi farò vedere il link per cui sono scaricabili e utilizzabili da tutti i docenti o gli studenti interessati. Applicare la creatività nell'educazione ambientale è sicuramente fondamentale, lo è sempre stato, ma in particolare in questo momento la creatività diventa una delle competenze che risultano ad essere più ricercate dalle imprese, quindi ancora cercando di trasmettervi un po' un aspetto, una visione positiva e di opportunità legata al cambiamento climatico, il World Economic Forum ha definito la creatività come una delle principali, delle prime cinque e soft skill, che sono le competenze, diciamo, non tecniche, no? quelle più trasversali, come una delle prime competenze che verranno cercate nel futuro dall'industria del lavoro. Così come la creatività è diventata e sarà nei prossimi anni un cardine fondamentale per tutto quello che sarà la nuova programmazione europea, così come per i progetti. In fondo lasciatemi dire che in questo momento in cui ci troviamo tutti un po' attoniti dalla situazione che stiamo vivendo, forse iniziare a stimolare l'arte e pensare proprio di creare qualcosa di nuovo può essere un po' una salvezza sia per noi come individui, ma anche per noi come comunità. E come ultima guida per i docenti abbiamo sviluppato la guida metodologica per l'attivazione dei laboratori tematici, in particolare laboratori teatrali, perché in fondo Climart approccia l'arte ma poi si specifica, ha uno focus specifico sul teatro, quindi viene spiegata l'arte e il teatro come veicolo di espressione, il teatro come strumento educativo nell'adolescenza. È presente una guida per la preparazione, lo sviluppo e la valutazione dei laboratori tematici in classe con 12 unità didattiche, nelle quali per ognuna unità didattica, potete vedere nella parte destra della presentazione, è presente una giustificazione, nel senso la motivazione per cui è stata definita, gli obiettivi, i contenuti, le competenze richieste, gli elementi trasversali, la metodologia, criteri di valutazione e le attività da svolgere. Questo significa che ogni docente che è interessato ad attivare dei laboratori tematici e in particolare teatrali collegati al cambiamento climatico, ma che poi possono essere anche applicati ad altre tematiche ambientali o di sostenibilità più in generale, possono utilizzare e prendere questa guida e applicare step dopo step i passi, le unità didattiche nelle proprie classi. Una volta sviluppati questi tre materiali di formazione per i docenti, quello che ci siamo chiesti all'interno del progetto è stato: bene, ora i docenti come fanno a trasferire tutte queste competenze agli studenti? Allora, quello che abbiamo fatto è stato, i docenti stessi del progetto, quindi docenti di Italia, Spagna, Germania e Serbia, hanno lavorato insieme per definire un quarto materiale di formazione, che è appunto il toolkit del progetto Climart, che ha l'obiettivo di identificare delle tecniche nuove, creative, innovative, proprio per trasferire queste conoscenze tecniche in classe in maniera più divertente, in maniera che vengano maggiormente coinvolti gli studenti in queste tematiche. Qui vedete ad esempio delle schede che sono parte integrante del toolkit di Climart, che fondamentalmente sono tutte diciamo schede tecniche nelle quali per ciascuna tematica rilevante del cambiamento climatico, ad esempio qui vedete la definizione del cambiamento climatico, bene, come definire il cambiamento climatico viene trasferito agli studenti attraverso non una lezione frontale, le lezioni frontali non sono un'attività che è stata presa in considerazione dai nostri professori, ma attraverso dei giochi, degli esperimenti di laboratorio, dei contest di fotografia su Instagram. Ecco, c'è stato proprio questo lavoro per la definizione di nuove modalità, e anche in questo, appunto, in questo toolkit i docenti possono trovare tutti i moduli di formazione organizzati in maniera tale che possano essere anche stampati, tagliati e portati in classe per accompagnare i ragazzi in questo processo, nuovo processo di apprendimento con nuovi strumenti educativi.
Quindi, concludendo, il cambiamento climatico è una sfida, ma come ben detto può essere anche un'opportunità sotto certi punti di vista. Viviamo in un momento in cui siamo stati travolti da questa, dall'imprevedibilità di questa pandemia, e come ci siamo adattati, volenti o nolenti, a questo contesto pandemico, siamo chiamati ad adattarci anche al cambiamento climatico, quindi dobbiamo fare i conti con questa richiesta di adattamento che ci viene sempre più forte dall'ambiente esterno. La scuola è sempre stata e sarà il driver principale del cambiamento, quindi è dalla scuola che bisogna partire per ripensare alla formazione e ai contenuti, e così come agli strumenti. E certo è che docenti e studenti devono lavorare insieme per la definizione di nuovi contenuti e nuovi strumenti, e qui ci tengo a sottolineare il ruolo che gli studenti stessi possono avere in questo processo di trasformazione. Gli studenti possono essere parte attiva del processo di cambiamento, e quindi gli studenti stessi possono aiutare i docenti a scoprire nuovi metodi e nuove soluzioni, nuove azioni proprio per fronteggiare questo contesto così, così difficile. Io ho concluso, questo è il sito del Climart. Grazie Eva, grazie esaustiva, e a questi ringraziamenti vorrei anche aggiungere un ringraziamento personale alla professoressa, che oggi credo siano collegate al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi, che è partner del progetto e che hanno lavorato tantissimo per realizzare questi prodotti, che appunto sono prodotti che arrivano da un anno di lavoro portato avanti con la condivisione anche delle problematiche legate al Covid. Quindi va anche a loro un personale mio ringraziamento su questo. Direi di andare avanti adesso. Mi chiedono, Maurizio dalla regia mi segnala che qualcuno vorrebbe intervenire. Maurizio, dai la linea per favore, c'è un intervento? Professore Salina, sono Nello, bello bello, mi vede adesso? Sto usando Skipete perché WhatsApp non mi va. Se non riesce a vedermi, faccia così, prenda il cellulare, scuota il cellulare, faccia F5, che così la connessione si rimette a posto. No, scusi, mi sono permesso di chiamarla semplicemente per un motivo, che io l'ho visto, il video che lei ha preso su YouTube, ero da far vedere ai ragazzi, no, durante il webinario. Ecco, però io una domandina ce la devo fare, mi permetta, io non ci ho molto studiato, però questi scienziati del video, questi politici, no, che poi iniziano a discutere, ma mi scusi, ma che lingua parlano sti babbioni? No, perché ragazzi bisogna parlare una lingua comprensibile. Cioè, non è che ci può mandare un video dove ci vuole il Google Translate lì, no? Che per ogni frase devono stare lì e poi chissà se riescono a traslare tutto, a traslare. No, senta, io lo so che lei non c'ha proprio una grande simpatia per la professoressa Nagni, però la Nagni 2 anni fa, secondo me, ci ha avuto un'idea un po' geniale, nel senso che ci ha portato qui a scuola, se lo ricorda, ci ha portato uno spettacolo. Uno spettacolo che, un po' perché c'era la musica, un po' perché c'erano gli attori, non lo so, i ragazzi c'era interessato. Lei se lo ricorda? Sì, com'è che si chiamava? Si chiamava il papavero bucato. No, aspetti. C'era un sì, la Margherita di Adele. Ecco, adesso me lo ricordo, la Margherita di Adele. Io lo so, cioè io lo so che se lei ai ragazzi non li stressa troppo, lei poi quei 2 neuroni che c'hanno, allora gli funzionano e si interessano. Io mi ricordo che pure il Berretta, lei c'ha presente il Berretta, quello che se ne sta in bagno tutto il giorno a farsi selfie su Instagram, anche il Berretta ci aveva fatto 2 domande. Non è roba da poco, ragazzi, Lo dico perché io i ragazzi li conosco bene, mi vengono in bidelleria tutti i giorni, e sarà questa cosa che io non ci do i voti, non li giudico. Ecco, a me dicono anche le cose che non dovrei sentire dire, ecco, lei mi capisce, no? E a me questa cosa, che dopo lo spettacolo, per i corridoi c'era tutto un giramento di neuroni, a me questa cosa mi c'era piaciuta assai. Sa cosa faccio adesso? Adesso io ci provo a fare un collegamento con il teatro, che magari qualcuno degli artisti ancora ce lo troviamo e ci può raccontare com'è andata. Che ne dice? Che ne dice, professoressa? Guardi, non è un problema, le ripeto, se lei non dovesse vedere, scuota il cellulare, faccia F5, ok? Bene, ci provo.
Nello, scusate, ma queste interruzioni sono solite del nostro bidello Nello, sempre sul pezzo e sempre ovviamente informatissimo. In realtà mi dà uno spunto interessante, che è quello di presentare questa diciamo, Margherita di Adele, che appunto è stato un esperimento molto molto interessante. Ma per sapere qualche informazione in più, chiederei al nostro mio amico Marco Vignudelli di raccontarci della Margherita di Adele e soprattutto di come la narrazione può essere al servizio della scienza. Marco, ci sei? Sì, ci sono. Sì, buongiorno a tutti e a tutte, e grazie anche al bidello Nello di questa sponsorizzazione meravigliosa del nostro progetto. Esatto, sì, ogni tanto interviene. Sì, gran simpaticone. E no, dunque, la Margherita Adele è un progetto di narrazione che è nato 5 anni fa, raccoglie proprio le cose che avete detto tu ed Eva, cioè da un lato da dove è nata? È nata da un'esigenza degli scienziati, Carlo Cacciamani e Sergio Castellari, che ci chiedevano una modalità di comunicazione più facile, più emotiva, più diciamo a misura di delle persone che sentivano questi temi lontani, che non avevano dimestichezza con il linguaggio scientifico detti ai lavori. Quindi abbiamo pensato di immaginare uno scenario che era proiettato 40-50 anni avanti nel futuro, dove si sviluppassero le cose che loro dicevano con i loro dati. Tu prima, Marco, hai parlato di dati, no? Ecco, quindi l'arte in questo caso ha voluto fare questo, è partita dai dati, ha raccolto i dati scientifici e li ha confezionati all'interno di una narrazione per fare poi quello che ha detto prima Eva, cioè di costruire una storia che portasse le persone vicine, perché 40-50 anni sono un tempo lontanissimo nell'immaginario delle persone. Quindi l'unico modo che avevamo per avvicinare era portarli lì. Quindi la Margherita Adele è una storia che si sviluppa in un futuro, diciamo, ipotetico, non auspicabile, diciamo così, possibilmente evitabile, e che ha voluto proprio portare le persone vicino. È nato come monologo e poi dopo è diventato anche uno spettacolo teatrale che è andato nelle scuole e poi dopo è diventato un reading musicale, raccogliendo tra l'altro proprio gli input che ci arrivavano dai ragazzi nelle scuole. Cioè, noi abbiamo corretto questo lavoro, abbiamo fatto un work in progress proprio perché cercavamo di capire quello che non funzionava e lo abbiamo continuamente cercato di adattare per avvicinarlo al linguaggio delle persone più giovani, no? Perché non è scontato. A proposito della bidirezionalità di cui parlavo prima, no? La comunicazione bidirezionale è proprio questo. A noi la comunicazione bidirezionale ci ha permesso di ascoltare e di continuamente modificare, al punto tale che poi le ultime evoluzioni artistiche sono state proprio prese in mano dai ragazzi e hanno costruito un fumetto che dopo magari vedremo. Però a questo punto a me piacerebbe, più che stare a spiegare, fare ascoltare dalla voce dell'Archilegna, che è l'artista che porta sul palco, è una delle artiste che porta sul palco questo lavoro, e magari ce ne legge un pezzettino, così abbiamo un'idea di cosa intendiamo, se sei d'accordo. Assolutamente sì, Ilenia, è un mio piacere presentarti, introdurti. Vorrei solo raccontare questo aneddoto: la Margherita d'Adele ha avuto un'accelerazione importante, siamo riusciti a portarla nei teatri anche grazie al lavoro fatto da Greta, nel senso che con Greta siamo riusciti a sdoganare in qualche modo questa immagine, no, del tema sul cambiamento climatico, e d'improvviso le nostre serate, che prima erano abbastanza rare nel tempo, si sono invece incrementate. Ricordo il 2019, se non ricordo male, abbiamo fatto circa una quindicina di spettacoli nei vari teatri o nelle scuole in tutta Italia, quindi ecco, su questo devo dire che il tema è assolutamente, sul campo, insomma. Su questo ringraziamo anche Greta, che ci ha permesso quantomeno di portare la Margherita altrove e non solamente nei piccoli contesti. Ilenia, vai, a te il palco.
Lo strato untuoso catalizzava una parte di polvere e poteva avanzare con meno attrito. La polvere, Alfredo la odiava. Flagellava l'ambiente rendendo le torride stagioni estive ancora più insopportabili. Le conseguenze della scarsità di acqua si espandevano anche sulla qualità dell'aria che respiravano. E non si era mai abituato a convivere con quella coltre opaca che ricopriva la città. Erano passati 23 minuti, puntò i gomiti e spinse con forza i piedi nel terreno. Sentì aumentare il battito cardiaco, ma implementò il ritmo per sfidare la fatica che appesantiva i muscoli. Lino e Rizzati guardavano il sottile tubo trasparente mentre veniva inghiottito all'interno del bar. Strana bocca sembrava risucchiarlo come uno spaghetto. Mancavano 2 metri di tubo per raggiungere il punto in cui Alfredo avrebbe dovuto innestarlo. All'improvviso ci fu un definitivo e rapido risucchio della canna all'interno del cratere, come se lo spaghetto si fosse liberato dal groviglio di una matriciana. «Ci siamo!» esclamò Rizzati. «Sì, ci siamo!» confermò Tonino. Gabriele Moretti sistemò nella borsa uno dopo l'altro gli strumenti, le polveri di saldature, collanti per vulcanizzare, un laser, i cuni in cui avrebbe tamponato le falle. Raggiunsero un punto di controllo delimitato da firebreaks, i muri costruiti per arginare i frequenti incendi nei quartieri periferici. Alfredo raggiunse con la punta delle dita la superficie ruvida del condotto. Il cono di luce illuminò il tubo nero dove scorreva l'acqua. Moretti fu condotto in una sala dove incontrò la squadra operativa. Un uomo corpulento muoveva le mani nel vuoto come dirigesse un invisibile spartito. Tracciava a distanza linee colorate su uno schermo trasparente ed evidenziava con cerchiature fluorescenti porzioni di territorio su una mappa elettronica. Aveva sul collo un tratto di pelle rossastra cicatrizzata da un ustione. Queste sono le aree in cui abbiamo identificato i presunti sabotaggi. Le zone in rosso indicano i settori in cui le condutture hanno registrato perdite di portata. Puntò l'indice verso l'angolo sinistro dello schermo ingrandendo il terreno selezionato. Partiremo stasera, affronteremo in sequenza tutti questi obiettivi. Prima di estirpare le deviazioni abusive dai condotti della nostra società, bloccheremo i flussi di acqua. A quel punto dovrete appostarvi ed aspettare. Voglio catturare tutti i bastardi responsabili di questi sabotaggi. Il colonnello Petrini e Moretti si sedettero al banco del bar. Ma non potreste far intervenire la polizia? Moretti, la polizia non vuole sporcarsi le mani con pezzenti che rubano l'acqua a compagnie milionarie. L'opinione pubblica esploderebbe se lo Stato intervenisse contro questa gente. Questo lavoro preferiscono lasciarlo a noi. Ho visto che gli obiettivi sono concentrati nell'area della Romagna. Sì, sì, è vero. Sono le tubazioni costruite a margine del Po. L'acqua del mare è salita di 0,5 metro negli ultimi 40 anni, Moretti, mentre il fiume ha quasi dimezzato la portata. Lei è giovane. Ma io da bambino passavo le vacanze in riviera. Petrini si lasciò andare all'indietro appoggiando la schiena al banco. Sua figura si distese in un equilibrio un po' forzato. Da Ravenna a Cattolica erano decine e decine i chilometri di spiagge e comprensori turistici. Le campagne erorate dal Po rendevano la regione fertile e ricca di coltivazioni. Ma quando dal mare è risalito il cuneo di acqua salata, non è stato più possibile irrigare. Così, negli anni, si è trasformato tutto nel deserto attuale. Però, per la nostra De Parolis, dove c'è deserto, c'è business. Si dice così, no? Alfredo e Tonino raggiunsero la prima delle 3 curve che anticipavano l'arrivo al trattore abbandonato. Nel silenzio della notte sentivano il frizionamento dei copertoni sulla polvere che copriva l'asfalto. Usciti dall'ultimo tornante, smisero di pedalare e si lasciarono portare dall'inerzia. Abbandonarono le biciclette all'interno di un fossato e silenziosamente si avviarono verso la loro fonte.
Grazie Ilenia, bellissimo. Grazie a Marco, l'ha scritto lui, non è grazie, grazie a Marco Vignodeli. Considerate che appunto il tema è anche questo: l'acqua sarà considerata l'oro blu, e probabilmente quell'immaginario era che noi in qualche modo rischiamo di diventare ladri d'acqua. Quindi il rischio poi è anche quello, e il tema del business, quindi del fatto che un bene prezioso possa diventare materia di scambio e quindi a questo punto di vista creare anche povertà. Ecco, c'era dentro tutto questo tipo di informazioni, giusto Marco, che si voleva dare? Sì, c'era questo, e poi c'è stato anche un piccolo colpo di scena, perché abbiamo poi scoperto qualche mese fa che in Sudafrica questa situazione qua è diventata già realtà. Quindi noi pensavamo di aver immaginato uno scenario di 30 anni, invece in qualche parte del mondo stanno già rubando l'acqua, ci sono i condotti abusivi, e quando l'abbiamo visto siamo rimasti tutti sconvolti, perché sembrava la realizzazione della Margherita d'Adele, ma noi questo non lo sapevamo, insomma. Il futuro è arrivato molto prima di quanto noi immaginassimo. Esatto, sì, esatto. Bene, io ti ringrazio intanto, ringrazio Ilenia, e andiamo avanti ora. Mi chiedono nuovamente di intervenire Maurizio dalla bidelleria. Baffo, scusami, io lo so che te stavi facendo lezione, chiedo scusa, ma c'ho bisogno di dire una cosa. Io quando c'ho bisogno di dire una cosa la devo dire. Ascolta, te che c'hai 5 lauree, dico 5 lauree, ma uno straccio di fumetto, uno, te lo sei mai letto? Un minimo di sana cultura? No, perché stamattina mi ci hai lasciato un pomo di 600 pagine in bidelleria che io non lo uso neanche per fermare il portone della scuola, e mi ci hai fatto pure la dedica, complimenti, mi ci hai fatto pure la dedica. Caro Nello, l'alluvione ti entrerà nelle mutande se non ti documenti. No, ma ascolta Baffo, te lo sai che ieri in bidelleria, qui in bidelleria, c'è entrato un nano di prima elementare con un topolino in mano, e sai che cosa c'era nel topolino? C'era la storia di Paperopoli che ha perso l'inverno. Te due domandine qua non te le puoi fare. E sai che cosa mi ha detto l'Annunzia, la mia collega Annunzia, quando ci ho raccontato tutta sta storia? Mi ha detto, ma scusa, ma digli che si lega Mafalda, che ha una vita che si preoccupa della salute della terra. Ma due o tre domandine sulle tue 5 lauree non ti vengono? No, perché è qui che casca l'asino. No, 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 Baffo, non ho detto che sei un asino, metti a posto anche te quella connessione del cavolo, perché... No, 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 non ti ho mandato al diavolo, ho detto che c'hai una connessione del cavolo. Ascolta, ascolta, fai come la Lina, scuoti il cellulare, fai F5, vediamo se le cose si mettono un po' a posto, eh? Ascolta, Baffo, va bene, Baffo, ne parliamo poi nel webinario, capito? Ma Remma Tibertina, se al prof di mate gli parte la fissa, è peggio del pigre con mezzi, una storia infinita. Aspetta, va che vedo se il mago dei fumetti riesce a fare un pochino di luce su tutta sta storia. Magari me lo spedisce pure a Gotham City, che qui ci abbiamo bisogno di prof che stiano sul pezzo, altro che storie. Dov'è fumetti? Grazie ancora, non abbiamo il mago dei fumetti, però devo dire che anche qui Nello ha centrato un tema, tra l'altro di cui già Marco avevi un po', no, accennato, il tema del fumetto, perché prima, se non sbaglio, parlavi della Margherita D'Adeli dicendo che i ragazzi poi nella spinta creativa sono arrivati anche a proporre, a parlare la Margherita D'Adeli, a raccontarla per tramite del linguaggio del fumetto. Sì, è stata una bellissima sorpresa, perché tra l'altro ci siamo trovati, insomma, con una cosa che non ci aspettavamo, con un regalo che ci hanno fatto i ragazzi. Questo è un lavoro che hanno fatto, appunto, sceneggiato da Giulio Bongiorno e Irene Iovine, disegnato da Camilla Mattioli. Non avevano mai fatto fumetto, e queste sono le tavole che hanno tratto dalla vicenda. Quindi vedete, qua ci sono questi ecoterroristi, diciamo, che vanno
rubare l'acqua, sono immagini stupende, noi siamo emozionati, ma soprattutto perché è stata una cosa che è nata spontanea da parte degli studenti del liceo di Bologna, grazie anche alla loro professoressa, insomma, che li ha incitati, la Paola Giacconi, che ringrazio. Ecco, vedete, e questo è un lavoro che poi ci hanno restituito, quindi questo ha permesso che questo testo negli anni si è sviluppato in un'ennesima forma che è diventata anche quella del fumetto. Tra l'altro mi raccontavi ieri che informazione di pochi giorni fa che sia che Climart è diventato, cioè c'è anche un Climart 2, la commissione ha finanziato un progetto proprio sul tema fumetto, se non sbaglio. La commissione ha finanziato con un punteggio altissimo, Eva, poi questo può essere più preciso di me, però questo progetto che si baserà sul linguaggio del fumetto invece che quello del teatro, e quindi noi siamo pronti per una nuova avventura, perché faremo proprio il discorso dell'approccio, dello sviluppo di come si costruisce un fumetto, per dare dei nuovi strumenti alle scuole. Ma devo dire che questo impulso qua che ci è arrivato spontaneo dalle scuole ci ha motivato molto nel pensare a questa implementazione, giusto Eva? Assolutamente giustissimo, è proprio così, e come dicevo prima la Commissione Europea stessa sta valutando l'intersezione tra creatività e diversi strumenti creativi, prima col teatro e adesso con il fumetto, come un aspetto chiave della prossima di tutte le attività di formazione. Quindi sì, abbiamo presentato Climart 2 con il fumetto ed ha avuto assolutamente una valutazione molto positiva, per cui ci aggiorniamo su questo. Bene, su questo poi avremo la possibilità allora sì di tornare eventualmente in altri contesti a farci vedere i risultati di questo progetto. Parliamo di fumetti, ma parliamo in generale anche di cartoon, di animazione. Il tema, il mondo dell'animazione è da sempre un mondo che ha raccolto, no, gli stimoli che arrivavano dalla scienza, le problematiche, le ha tradotte poi in cartoon, in messaggi. E anche il tema del cambiamento climatico è assolutamente negli ultimi anni appannaggio di grandi concept artist, di illustratori, disegnatori. Io su questo oggi vorrei proporvi due importanti video che ho ritrovato su internet. Il primo che è un video virale di Steve Katz, che in pratica è stato prima nel 2012 lanciato ed ha avuto un importante successo, e poi in questi ultimi tempi è stato addirittura rimodulato dallo stesso autore per far vedere come il Covid, in qualche modo, che ha fatto sì che le persone rimanessero in lockdown a casa, avesse in qualche modo avuto degli impatti positivi sulla natura, per cui gli animali si riappropriano del loro ambiente, e poi invece lo scenario che il disegno racconta è uno scenario molto cinico, che vuole aprire una riflessione su quella che è la figura umana, la figura dell'uomo, appunto sul suo cinismo e sulla sua crudeltà. Chiedo a Maurizio la cortesia di inviare e di mandare questo primo video. Quando
parlavo del cinismo e anche del messaggio che si vuole lasciare. Assolutamente questo video lascia veramente l'amarezza in bocca e sarebbe anche interessante capire poi anche i colori che viene utilizzato, la grafica, il colore grigio, la musica che accompagna l'evoluzione del video, che è una musica che sostanzialmente elogia un tripudio, no, della natura, che ritorna ad appropriarsi della terra e in realtà poi invece, terminato il Covid, la paura è che noi ritorneremo nuovamente ad essere i padroni della terra e quindi a generare ulteriori impatti negativi su questa. Questo primo video è diventato talmente virale che appunto ha diversi milioni di visualizzazioni su YouTube. E l'altro che invece vi faccio vedere, che vi propongo, è un po' più delicato, un po' più romantico, anche questo lascia comunque l'amaro in bocca, ma termina con un finale totalmente diverso. È un video colorato, è un video che comunque, come dire, rispetto a questo lancia un messaggio di speranza. È un cartoon, un corto che dura qualche minuto, si chiama Save Earth ed è stato realizzato da un artista, un illustratore indiano, Satish Kumar. Speriamo di no, ma potrebbe anche partire dalla pubblicità proprio per il fatto che questo video è fortemente virale. Speriamo di no, io chiederei alla regia di mandarlo e se ci sono dei momenti di pubblicità abbiate pazienza. You think that you'll die without him. You know that's a lie that you tell yourself. You fear that you lay alone forever now. It ain't true, ain't true, ain't true, no. So put your arms around me tonight. Let the music lift you up like you've never been so high. Open up your heart to me. Let the music lift you up like you've never been this free. Till you feel the sunrise. Let the music warm your body like the heat of a thousand fires. The heat of a thousand fires. Ain't no crying in the club. Hey, hey, let the beat carry away your tears as they fall, baby. Ain't no crying in the club. Hey, hey, a little faith. Your tears turn to ecstasy. Ain't no crying in the club. No crying in the club. Ain't no crying in the club. You may think that you'll die without her, but you know that's a lie that you told yourself. You fear that you'll never meet another so pure, but it ain't true, ain't true, ain't true. Put your arms around me tonight. Let the music lift you up like you've never been so high. Open up your heart to me. Let the music lift you up like you've never been this free. So you feel the sunrise. Let the music warm your body like the heat of a thousand fires. The heat of a thousand fires. Ain't no crying in the club. Hey, hey, let the beat carry away your tears as they fall, baby. Ain't no crying in the club. Hey, hey, a little fade. Your tears turn to ecstasy. Ain't no crying in the club. Ain't no crying in the club. Ain't no crying in the club. You think that you'll die without him. You know that's a lie that you tell yourself. You fear that you lay alone forever now. It ain't true, ain't true, ain't true, no. I said ain't no crying, ain't no crying in the club, no crying. I said ain't no crying, ain't no crying in the club, ain't no crying in the club. Your tears as they fall, baby. Thank you.
Ecco, il messaggio che arriva alla fine assolutamente è molto emozionante. Devo dire che è un video che mi ha colpito tantissimo quando l'ho visto, e tuttora riguardandolo, il potere dell'immagine, della musica. E qui c'è dentro un tema che non è solamente il cambiamento climatico, ma anche una riflessione importante su quello che sarà il nostro futuro, specie nelle zone come appunto l'area del Mediterraneo, dove i cambiamenti climatici stanno avendo degli impatti importanti, anche legati all'impoverimento delle risorse naturali e quindi a generare anche il fenomeno dell'immigrazione. C'è dentro veramente una carica, una forza notevole. Ecco, quando l'immagine, quando l'arte si arriva a costruire queste pillole veramente di creatività, a mio avviso riusciamo proprio a comunicare una serie di informazioni che altrimenti non sarebbe possibile. Io su questo direi che possiamo in qualche modo chiudere. Ringrazio la regia per aver mandato i due clip, e adesso cercherei anche di introdurre un altro tema, ma prima di farlo mi dicono dalla regia che la nostra preside vorrebbe dire due cose. Probabilmente anche lei ha cambiato idea e quindi in qualche modo vorrebbe intervenire. Prego la regia, Adalina, la nostra dirigibile. No, scusate, non la ritengo proprio una cosa ammissibile, no, scusate, sono 20 minuti d'orologio che ho chiesto la linea e ancora non mi è stata concessa in un webinar, fra l'altro, che io non appoggiavo minimamente. Ecco, devo dire che qualcosa di sensato è anche stato detto, questo è vero, però voglio dire, si sta parlando di linguaggi artistici, si stanno dimenticando di come... Ah, ecco sì. Sì, buongiorno, sono sempre la dirigente Loretta Stipsi. Ecco, ho chiesto la linea semplicemente perché ho sentito che state parlando di linguaggi artistici, non vorrei che vi dimenticaste del linguaggio artistico per eccellenza che è la musica. E a tal proposito vorrei riportare la vostra attenzione su uno strumento che ha allietato generazioni di studenti, genitori e docenti, che è, eccolo qua, il flauto dolce. Ecco, già mi sto immaginando che qualche studente sta storcendo il naso perché pensa che col flauto dolce non si possa reppare o treppare. Ecco, vedete come la vostra dirigente è informata sui nuovi linguaggi musicali. Ecco, però, perdonatemi, ma una piccola precisazione è d'obbligo. Se Vivaldi nelle sue quattro stagioni avesse sentito il bisogno di una melodia, vabbè, melodia, insomma, chiamiamola melodia, insomma, di una melodia trap, allora l'avrebbe inventata lui, non trovate? Se non l'ha fatto, un motivo ci sarà, no? Ecco, quel che si può fare si fa, quel che non si può fare non si fa. No, ecco, volevo solo fare questa precisazione, poi penso che sia dopo dare la linea al vostro prossimo ospite. Ecco sì, però ci avete messo 20 minuti, ci avete messo per darmi la linea, non è che ce ne mettete altrettanti per togliermela, no, vero? Perché mi viene una paresi. Grazie alla dottoressa dirigibile Stipsi per questo spunto. Devo dire che mi ha anche qui anticipato, e perché vado a presentare in realtà un altro contributo importante. Avevamo già inserito nel primo webinario, ne avevamo parlato della musica, proiettandovi una piccola cameo di questo corto. In realtà oggi, siccome sono arrivate anche delle richieste e delle domande nei giorni a seguire al primo webinar, abbiamo deciso di proiettare anche il corto Una nuova stagione, Antonio Vivaldi, le quattro stagioni, prodotto e suonato dai solisti aquilani e dal violinista Daniele Orlando. Quindi parliamo adesso anche di come la musica può contribuire a fornire questo messaggio. Direi di mandare intanto il corto, poi successivamente faremo due chiacchiere con il nostro Daniele Orlando. Ricordo che questo è un ci concede la prima volta, la prima visione completa, quindi per la prima volta il corto viene proiettato.
Ciao Daniele, raccontaci un po' di questa esperienza, intanto grazie per questo bellissimo contributo che ci hai regalato. Ci mancherebbe, no? Volevo cogliere l'occasione per farvi salutare da tutti i solisti aquilani che sono qui con me. Oh, bellissimo, grazie, complimenti. Grazie a tutti, va bene. Allora, diciamo che adesso mi posso togliere la mascherina perché sono andati via tutti quanti. Credo che questo cortometraggio che avete appena visto nasce da una grande fortuna che ho avuto, ovvero quella di abitare a 100 metri dal mare. Quindi ho praticamente passato la mia infanzia quasi in ogni stagione frequentando appunto l'ambiente marino per una grande passione appunto che mi univa adesso. E il mare che ho conosciuto da bambino era purtroppo veramente drammaticamente diverso, devo dire, da quello che è possibile vedere adesso. Io sono padre di due figlie che sono quelle che avete visto appunto nel cortometraggio. A quel tempo erano un po' più piccole, adesso hanno 6 anni e 4 anni, quindi la più grande, Penelope, poco tempo fa, quest'estate, l'ho portata, le ho comprato delle pinne, le ho portata per braccio, insomma, mano nella mano, siamo andati a vedere quegli stessi ambienti che io frequentavo da bambino. E purtroppo, ecco, se c'è una parola che ci unisce in questo momento, quella del cambiamento, devo dire che in questo caso il cambiamento è stato a dir poco traumatico, lacerante proprio, perché quando ero piccolo io era già veramente tanto diverso, però soprattutto io ho avuto la fortuna di poter frequentare da piccolo tanti pescatori, l'ambiente del porto della Madonnina, famosissimo a Pescara, che mi raccontavano le loro esperienze, quello che era il mare appena 30 anni prima, quindi stiamo parlando di 80 anni fa, ed è sconvolgente perché il fiume Pescara, cioè 90 anni fa bevevano l'acqua del fiume Pescara, 90 anni fa, 100 anni fa, c'erano talmente tanti cannolicchi che se non si entrava con le scarpe dentro l'acqua, ci si tagliava i piedi. E quando ero piccolo, quando io ho vissuto la mia infanzia di fronte a Via Tasso 127 a Pescara, perché io ci tengo a dire che bisogna anche localizzare l'area della quale sto parlando, non è che è tutto così, fortunatamente. Però lì dove ho vissuto io, purtroppo, il cambiamento è stato incredibile. E un ultimo esempio che vi posso fare è quello che uno dei modi per pescare era trainare a piedi un grande tronco dove venivano messi tanti chiodi. E questo tronco veniva portato sul fondo da due braccia di ferro molto pesanti. E i pescatori, diciamo, semplicemente trascinando questo tronco, prendevano le sopole che infiocinavano, tra virgolette, e venivano infiocinate dai chiodi. Quindi una ricchezza a livello di biodiversità, ma proprio di quantità, incredibile. Io adesso, se porto le mie figlie per mano in quello stesso ambiente, purtroppo, certamente non a causa solamente del cambiamento climatico, perché è una questione proprio di inquinamento, ci sono tanti motivi, però quello che ecco, è cambiato, quello che i miei occhi hanno potuto osservare è un cambiamento verso il peggio, che io non mi sento di voler continuare ad augurare le mie figlie, ovviamente, vorrei che si faccia qualcosa affinché questo venga cambiato. E forse da questa esperienza, da quello che i miei occhi hanno potuto osservare, nel momento in cui mi sono imbattuto sulla partitura di Vivaldi, diciamo che quello di Vivaldi, Le quattro stagioni, è il più grande capolavoro di musica descrittiva che esiste. Ovvero
Vivaldi, attraverso le note, la musica e attraverso dei sonetti che lui stesso ha scritto e che sono parte integrante della partitura, descrive l'ambiente che aveva di fronte ai propri occhi. Quindi ovviamente non ci stavano le macchine, non ci stavano i treni, non c'era praticamente niente che potesse, ad esempio, inquinare. Ed è completamente diverso da quello che abbiamo di fronte ai nostri occhi. Quindi quando io sulla partitura ho trovato il canto del cardellino, ho iniziato a pensare a quello che io vedo come cardellino. Io vivo in un palazzo a Pescara, tra l'altro molto brutto, e i passerotti fanno un po' pena tra il cemento. E lo scorrere dei fiumi sono, noi ci abbiamo, tra l'altro, quello che avete visto nel cortometraggio, il fiume, il Tirino, che da una parte è uno dei fiumi più belli d'Italia, ma dall'altra parte è una delle discariche di veleni più grandi che ci sia in Europa. Quindi lo scorrere dei flutti, come me lo dovevo immaginare? Era quella la domanda. E io lo iniziavo a immaginare leggermente distorto da quello che era possibile immaginare prima, diciamo, attraverso esecuzioni che si chiamano storicamente informate. Quindi con i miei colleghi ho cercato di trasferire queste visioni nuove, e per cercare di essere il più chiaro possibile mi sono servito, ovviamente, in fase di concertazione, di immagini. E queste immagini divenivano talmente chiare, sempre più chiare, che alla fine è nata l'idea di realizzare questo cortometraggio, che in qualche modo è un unicum, perché è la prima volta che un'interpretazione viene messa al servizio di una causa ambientalista, ed è la prima volta che viene proiettato nei nostri spettacoli, viene proiettato questo cortometraggio all'inizio, ed è la prima volta che succede, nella quale il pubblico si può immedesimare nella chiave di lettura. Quindi la chiave di lettura è assolutamente chiara, e questo crea un'empatia con il pubblico incredibile, che durante i nostri concerti diciamo è sfociata in standing ovation veramente commoventi. Io c'ho la pelle d'oca, perché ecco, quando un pubblico anche nutrito si alza tutto in piedi e si commuove, è una cosa che non avevo mai sperimentato da musicista classico a quel livello. Forse appartiene più all'ambiente rock, quel tipo, ecco. E quindi, insomma, questa cosa mi ha molto emozionato, e la dobbiamo soprattutto, oltre all'esecuzione, anche a questo cortometraggio. Riguardo al cortometraggio, io ci tenevo solo a dire velocemente due parole riguardo ai quattro quadri che lo compongono. Il primo è abbastanza intuitivo, per cui noi mostriamo la natura incontaminata. Le riprese sono state fatte tutte in Abruzzo, nel bosco di Sant'Antonio, che è uno dei posti più belli che abbiamo. Il secondo quadro, dove c'è l'inverno, viene mostrata la natura distorta, quella che diciamo è diventata, per mezzo di una mano dell'uomo, troppo invasiva. Alcune immagini ci sono state donate da Greenpeace, che ringrazio. E quindi fino a qui rimaniamo, diciamo, è comprensibile come messaggio. Il terzo quadro invece merita un po' di essere approfondito, perché sarebbe quello della discoteca, che corrisponde all'autunno. Nell'autunno Vivaldi descrive quella che era la festa dei vignanelli, ovvero dei contadini. Allora, prima di tutto, un motivo di riflessione è che un tempo si festeggiava il raccolto. Adesso non si festeggia quasi più niente, a parte le partite di calcio e qualcosa del genere, però insomma l'uomo anche di quel tempo era completamente diverso da quello di adesso, aveva un'altra sensibilità che noi stiamo perdendo. E durante la festa dei vignanelli, comunque per tornare al cortometraggio, i pastori e i contadini si addormentano, cadono in sonno, ubriachi. E invece noi nel cortometraggio viene ripreso l'intero gruppo in una discoteca sempre di Pescara,
E diciamo, stiamo a simboleggiare un'umanità che quasi ignara del disastro che sta compiendo, diciamo che si anestetizza con i piaceri della vita, senza riuscire più ad entrare in empatia con quello che sta succedendo. Però purtroppo il protagonista torna a casa e, avendo due figlie nel letto, è costretto a prendere consapevolezza del proprio futuro, non può farne a meno, perché sarebbe una cosa disumana, ed è quello che ovviamente è capitato a me. E quindi inizia a farsi, cioè si addormenta, inconsciamente inizia a farsi delle domande, cade nel sonno, e lì che nasce il quarto quadro, che è diciamo un incubo, perché il protagonista si rende conto di aver creato, in quanto uomo, ovviamente non in quanto Daniele Orlando, ma in quanto uomo si rende conto di quello che ha creato e prova a scappare. E io in quella scena corro disperatamente, cerco di scappare nella discarica, appunto, di Bussi, che è quella che ho nominato prima, che è tristemente famosa per essere un problema serio che abbiamo. E nel tentativo di fuga, diciamo, disperato, non c'è soluzione, ovviamente è un sogno. C'è invece un ultimo disperato tentativo di riconciliazione con la natura, che sarebbe il momento in cui il protagonista incontra la cascata. Quella cascata era sempre presente in Abruzzo, purtroppo devo dire era, perché è franata, non esiste più, era la cascata del Cusano. Comunque in quest'ultimo tentativo di immersione con la natura, ecco perché il personaggio principale proprio si immerge nelle acque, che tra l'altro erano ad una temperatura terribile, perché erano 4 gradi, e io così freddo nella mia vita non ho mai un freddo del genere mai provato, nonostante che stia in acqua anche d'inverno spesso, però c'ho la muta, lì invece no. E appunto, dopo quest'ultima immersione nelle gelide acque del fiume, c'è questo annaspare del personaggio tra le bolle, tra due possibilità: tra quello che potremmo tornare ad essere, si spera, e qualcuno insomma è anche scettico, e quello che stiamo diventando. E in questa ultima concitata scena, diciamo, c'è il punto interrogativo finale, che è quel bianco, perché purtroppo nessuno di noi ha in fondo una risposta, e l'unica risposta che ci può essere è l'impegno massimo e immediato per cercare di salvare quello che abbiamo, perché insomma l'ultima cosa che ci tengo veramente a dire è questa. Io penso che l'unica chance per poter difendere qualcosa è volergli bene, se ci pensate. Se io non la conosco una cosa, come faccio a difenderla? Quindi cerchiamo di uscire il più possibile all'aria aperta per conoscere l'ambiente, per conoscere la maniera in cui cambia, la maniera in cui, ricordiamoci quando era, come era 30-40 anni fa, e vediamo adesso com'è. Se lo conosciamo da vicino, veramente, costantemente, ci deve nascere la voglia di difenderlo. Quindi cerchiamo di uscire il più possibile, essere consapevoli di quello che ancora di tanto abbiamo e di quello che stiamo perdendo. Io vi ringrazio, sono veramente onorato, insieme a tutti i miei colleghi, di aver potuto partecipare. Daniele, guarda, è un piacere per noi, grazie veramente di questa chicca che ci hai regalato, e da musicista ovviamente tutta la mia stima, perché è veramente un lavoro corale. Tra l'altro, la musica classica anche qui forse una grande rivoluzione, nel senso che noi oggi i modelli del pop e del rock spesso lasciano indietro la musica classica, che rimane sempre un po' in disparte, ma invece qui è proprio rivoluzionaria, cioè la porti ad affrontare un tema attualissimo, e quindi di conseguenza dai anche questa grossa forza di impatto ad una tipologia di musica che, ecco, può dare, dà tantissimo, ed è poi anche la base della musica moderna, quindi tecnicamente anche una riscoperta, diciamo, di questo. Io devo ringraziarti, e ringrazio anche tutti gli altri. Noi siamo giunti alla fine di questo viaggio,
Spero vivamente di essere riuscito in maniera molto umile a trasferirvi la forza, l'entusiasmo che ci ha accompagnato nella produzione di questo webinario. L'idea era quella di darvi delle chiavi di lettura leggermente diverse, di lasciarvi quel seme anche di consapevolezza. Per cui poi terminato ognuno sarà in grado anche di cercare di informarsi, di appunto scoprire, no, tutto quello che gira intorno al tema e all'arte. Prima però di chiudere vorrei dare la parola a Barbara, perché noi non ci fermiamo qui, vero Barbara? Ci aspettano altri appuntamenti. Sì, stavo chiamando parli, certo. Grazie Daniele, è stato veramente interessante e prezioso il tuo contributo. Ti ringrazio tanto per esserti messo a disposizione e averci donato il tuo corto. Siamo stati probabilmente i primi a mandarlo in onda, da quello che ho capito. È stato un grande regalo per noi. Ti ringrazio. Bene, arriviamo a noi. Per me, insomma, non dico concludere perché a quello ci penserà Marco. Magari iniziare a ringraziare sia Marco che tutti gli artisti che hanno contribuito alla realizzazione di questo seminario, che è stato veramente interessante. Allora, se la dirigibile mi autorizza, volevo dire due parole a voi ragazzi. Allora, innanzitutto mi presento, sono Barbara e sono un fisico, penso di non averlo fatto finora. Vi assicuro che non è stato semplice cercare di trovare un modo alternativo di comunicare questo argomento che è così complesso. Ci siamo letteralmente scervellati per capire come parlarvi di cambiamenti climatici senza annoiarvi, senza farvi vedere solo i soliti grafici, le solite equazioni. Ci abbiamo messa veramente tutto, abbiamo lavorato artisti e scienziati per cercare proprio un modo alternativo per parlare di riscaldamento globale. Non so se ci siamo riusciti, magari qualcuno di voi si è addormentato lo stesso, però la nostra intenzione, come ha detto Marco, era di darvi degli spunti, dei suggerimenti, di farvi entrare dentro questa realtà che riguarda tutti noi. Però adesso tocca a voi aguzzare l'ingegno. Sta a voi cercare di trasformare l'io di cui parlava il nostro presentatore Stefano in noi. E vi ricordate di This Is Us, il video? È importante, secondo noi, far capire il potere che ha ognuno di noi per riuscire a preservare il nostro meraviglioso pianeta. Mi viene in mente che purtroppo apprezziamo qualcosa solo quando la perdiamo. Oltre a se non la conosciamo, come ha detto Daniele. Per esempio, faccio un esempio che forse è più vicino a voi. Penso che la maggior parte di voi abbia iniziato ad apprezzare la scuola in presenza, e non mi dite che non è vero, nel momento in cui un po' vi è stata tolta proprio a causa di questa situazione. La scuola, oltre a essere istruzione, formazione, ma quella non manca neanche in DAD, grazie soprattutto al lavoro dei vostri professori. Ma la scuola è stare insieme con gli amici, ridere insieme, suggerirsi alle interrogazioni, la ricreazione, le battute dei professori, e questa situazione sicuramente vi manca. Ecco, la stessa cosa vale per il nostro pianeta. È meraviglioso e troppo spesso lo diamo per scontato. Allora noi vi lanciamo una sfida, un contest dal titolo Quanta Greta c'è in te? Questo titolo l'ha pensato il nostro regista che ci ha accompagnato in questa avventura ed è stato veramente prezioso, Maurizio, finora. Abbiamo scelto questo titolo per il contest perché vorremmo che voi ragazzi tiriaste fuori tutta la grinta che avete per farvi sentire, per agire, per lottare per la salvezza del vostro pianeta. Greta Thunberg può essere giudicata in tanti modi diversi, a volte anche negativi, ma di sicuro lei è riuscita a diventare il simbolo delle nuove generazioni, pronta a fare tutto ciò che è necessario per combattere i cambiamenti climatici. Ed è stata molto brava, molto più brava di noi scienziati in questo. Insomma, create qualcosa che dia un messaggio forte. Vi diamo carta bianca, potete usare la fotografia, la musica, il teatro, che ne so, creare un pezzo rap, una foto, un fumetto, una pubblicità come hanno fatto i ragazzi nel primo webinario, un video, anche una coreografia, o semplicemente, se non ve la sentite di essere così artistici, un PowerPoint. Tutto ciò che è nelle vostre corde. Usando come strumento anche il cellulare, se volete.
create un contributo multimediale che lanci un messaggio. Siamo sicuri che sarete più bravi di noi, perché noi siamo, insomma, abbiamo una certa età, voi siete giovani e sicuramente avete delle idee più brillanti delle nostre. Avete circa 2 settimane di tempo, diciamo che vi diamo tempo fino a dopo Pasqua, fino al 9 aprile. Noi poi ci prendiamo una settimana per decidere qual è quello più significativo, quello che ci ha coinvolto, quello che ci ha emozionato, e poi ci ritroviamo la settimana dopo, quindi intorno alla metà di aprile, su questa piattaforma qui da noi all'università, per un nuovo incontro, in cui questa volta però i protagonisti sarete voi, perché faremo vedere i vostri contributi, faremo vedere quanta Greta c'è in voi. Quindi potete galleggiare singolarmente, formare dei gruppi fino a 7 persone. In cui abbiamo delle sette del progetto e altri gadget. E c'è anche, per chi vuole, che è più coraggioso, più temerario, la possibilità di partecipare a una trasmissione. Una trasmissione che si chiama Zorba, viene in streaming, è legata al Green Social Festival di Bologna, che parla proprio di cambiamenti climatici, e potrete andare, sempre se volete, non è obbligatorio, andare a intervistare uno scienziato che si occupa di clima. Insomma, spero che partecipiate in tanti e vi faccio lì in bocca al lupo. Ringraziamenti, io sono, devo dire, grazie a tante persone, perché è stata una bella esperienza, è stato un bel viaggio tutti insieme. Ringrazierò uno a uno, penso, alla fine del vostro di seminario, perché dovrò ringraziare naturalmente anche voi e i professori che, insomma, ci avete dato la possibilità di creare qualcosa di diverso. Per il momento dico che è tutto, ho parlato fin troppo, quindi ripasso la parola a Marco. Barbara, grazie. Io in realtà qualche ringraziamento invece lo faccio già ora, poi, perché devo dire che costruire questi due momenti non è stato semplice, hai fatto bene a puntualizzarlo, ma la volontà, l'entusiasmo, la voglia e soprattutto di coinvolgere in questo momento i ragazzi, gli studenti, le professoresse, i professori in un progetto veramente olistico, di sistema, molto bello, a mio avviso, concedetemelo, innovativo per certi aspetti, non era semplice, non è stato facile. Barbara lo sa, perché a lei va il mio primo ringraziamento per avermi coinvolto in quanto è la coordinatrice di tutti e due i webinar e quindi di questo progetto, e devo dire, Barbara, che è stato un'esperienza bellissima. Estendo questo ringraziamento ad un'altra persona che stimo moltissimo, che è Carlo Cacciamani, che io chiamo Carlitos, perché Carlo Cacciamani in realtà è poi l'anima che ha tenuto in piedi questi due eventi, ma non solo, è l'anima anche della Margherita d'Adele, è l'anima di tante altre iniziative che stiamo insieme lavorando, su cui stiamo lavorando, appunto contaminandoci, quindi di conseguenza va un ringraziamento mio personale a Carlo. Concedetemelo, con questi due ringraziamenti, di conseguenza anche a tutto il gruppo scientifico che ha curato in qualche modo e che ha lavorato per la realizzazione dei due webinari. Poi il mio ringraziamento va invece ai miei compagni di viaggio di oggi, in ordine, diciamo, di apparizione, ad Eva, che giornalmente, con cui mi confronto su altri progetti, quindi grazie Eva per essere stata con me anche in questa avventura, a Marco e Elenia che ci hanno raccontato parte della Margherita d'Adele, e a Daniele appunto per questa bellissima proposta che ci ha regalato. In ultimo, ma non ultimo, ringraziamento è oltre scusate, Maurizio Verdecchi, anche per le foto della sigla, e lascio per ultimo, ma non ultimo, ad un grandissimo che stimo, che ho voluto fortemente in questa doppia veste, che è il nostro Stefano Antonini, che vorrei fare un esperimento. Vedete in fondo, non c'è la possibilità di sentire l'applauso, ma io vi farei un applauso, magari, se riuscite a mandare o le faccine o l'applauso, insomma, direttamente dallo schermo, e lo facciamo tutti insieme, perché è stato un artista, bellissimo, bellissima immagine questa. Stefano, questa è tutta per te, perché si è prestato, ovviamente, da attore e da educatore, si è prestato a questo doppio ruolo non facile, a cui io l'ho stressato veramente tanto. Stefano, ti ringrazio per questo contributo. Che Marco, dire? Scusa, oltre a ringraziare anch'io te, ti ricordo che
quel che si può fare si si fa, fa quel che non si può fare non si fa. Grandissimo. Beh, ragazzi, buona vita a tutti e buon proseguimento, e soprattutto meravigliatevi sempre, siate curiosi e siate sempre creativi, che la creatività è il segreto per andare avanti. Grazie, buona giornata. Chimney top, that's where you find.